ragazzi, sono Alex e bentornati sul canale. Oggi siamo nuovamente assieme su Fortnite, sul pulmino della morte. E quest'oggi, ragazzi, dove terreremo di bello? Ragazzi, pinnacoli pendenti. No, quest'oggi non pinnacoli pendenti, perché ho già rischiato moltissimo ieri, quindi evitiamo di fare dei casini. Buttiamoci, ragazzi, nella miniera, che appunto atterreremo, anzi, nella casa a fianco alla miniera. Perché se ci buttiamo direttamente in miniera, magari salta fuori un minero, un minatore spaventato con la palla, ci spacca i denti e non voglio diventare come mio nonno. Quindi, ragazzi, prima di cominciare questo video vi chiedo solamente un bel pollicione, un bel mi piace di supporto. Se siete dei nostri, commentatevi sotto con il minatore. Raga, guardate quanta gente va a pinnacoli. Cioè, raga, facciamo una cosa: se raggiungiamo abbastanza like in questo video, il prossimo ci buttiamo anche noi là in fondo. Andiamo in mezzo al macchio, ragazzi. Praticamente è un suicidio annunciato. E ora dunque, signor Tetto, cosa mi riserverà di bello, ragazzi? Troveremo la chest sotto, se c'è la chest, ragazzi. C'è la chest, c'è questo stronzo che non si distrugge. E ragazzi, cosa abbiamo di bello? Abbiamo un... Ah, ragazzi, SMG è su coso. Ci manca solamente una boccia di champagne, siamo a posto. Un fucile pesante tattico, ragazzi. Anche se non sopporto tanto meglio, non mi piace tanto quello automatico. Io sono ancora vecchio stampo, piace ancora quello del nonno, quello vecchio, con un colpo risolve tutto. È molto più pratico. Vediamo se moriremo male. No, sembra di no, ragazzi. Sembra fortunatamente di no. E c'è anche la chest qua sopra, ragazzi. Abbiamo ancora la chest. Prendo tutto, non lascio nulla al caso. Anche perché se mi entra qualche lontroide schifoso, mi può far fuori con le mie stesse armi. E non sarebbe il top. Come, ragazzi, abbiamo un medikit e la balestra, ragazzi. Buttiamo via questo revolver che non lo uso. E anche l'altro shotgun. Tanto qui sopra non dovrebbero vederli. Prendiamoci un po', ragazzi, di munizioni. Dopodiché andiamo a vedere se abbiamo qualche minatore con la palla da poter legnare. Inutile dire che sono un po' deluso. Non c'è neanche un minazio qui dentro. Cioè, quando mai in miniera non si è trovato un minatore? Questa è bestemmia. È bestemmia. Ragazzi, il minatore c'è, c'è fottutamente lì sopra. Allora, andiamo a vedere subito. Magari non ce ne sia un altro qua sotto, che non lo vorrei solamente trovare. Cosa fa di bello? Si sta bendando, ragazzi, si benda. No, gli serviranno le bende. Perché l'SMG comanda. L'SMG comanda e tu non puoi assolutamente far nulla. Ma ragazzi, che spettacolo. Cioè, aveva due cecchi questo. Due cecchini nostri, ovviamente. Cioè, ragazzi, certo, di suo c'è letteralmente niente. C'è sempre il countdown per la sniperata durante lo smooming time, quindi speriamo solamente che ci grazzino. Mi grazi, padre eterno, non mi tiri una delle sue saette e neanche uno sniper, per favore. Due cecchini, smeglio... No, aspetta, l'SMG non lo... È bestemmia levarmi di mano l'SMG. Raga, butto via le bende e questo lo prendiamo. Prendiamoci subito anche il fucile tattico blu, perché se no, ragazzi, mi dimentico. Ah, nello scorso video mi sono ricordato poi più tardi di aver lasciato un fucile da cecchino epico per il mio raro. Parlando, o meglio, straparlando nel video, non mi ricordo che ce l'avevo letteralmente sotto il naso, poi facendo la figura del facianoide. Ma fa lo stesso, perché comunque la partita l'abbiamo vinta. Quindi, ragazzi, se l'avete visto, meglio, se avete visto quel video, commentatemi sotto con il tartufaio, dato che appunto lo scorso nostro nemico era fottutamente un tartufaio. Chissà se la zona col pulmino è stata fatta. Magari no, ragazzi, vedo ancora delle cose luminescenti, vedete lì sotto? Sono ancora lì, quindi in teoria dovrebbe essere ancora libero, o meglio, disponibile. Allora, sto ossigeno mi ha rotto le pelote. Facciamo un po' di disboschi, che sta sempre bene. Sì, la chest c'è, non ti spaccare la gamba, molto bene. Speriamo sempre che ce ne sia qualcosa di carino qua dentro. E abbiamo un succo e delle pietre. Quindi, signor Chest, non presumo che lei mi voglia nuovamente tirare le pietre. Quindi io bevo la sua salute, questo succo. Diversamente da ciò, prendiamo nuovamente questo fucile tattico. E andiamo a vedere subito cosa ci riserverà questa zona posteriore. Un altro fucile raro? Vabbè. Guarda, ragazzi, facciamo cambio, perché le cose nuove is meglio che le cose vecchie. Non sempre, ma in questo caso facciamo che sia meglio così. Scendiamo giù dai monti, portiamo a casa le gambette, portale a casa, porco demonio. Corriamo velocemente, perché questo fiume, sapete benissimo com'è, che è il punto preferito in cui gli sniper fanno addormentare le proprie vittime sul letto del fiume, così che la marea li possa trasportare, i pesci, mangiare tutto quello che ci rimane. Una storia veramente molto molto orribile, ma che molto spesso funziona così. Next, ti è mai capitato? Certo che mi è capitato, anche troppo spesso. Signorita Casitas, dentro cosa mi riserva? Abbiamo la chest, ragazzi, sta la chest. Speriamo solo che sia riservius, non so, uno Scaros leggendario sarebbe spettacolare. Che se me trovasse no cazzos de roba che mi serve, mitraglietto. Ragazzi, prendiamo questa che c'ha appunto dei colpi in più, perché ha il caricatore pieno. Questo succo succoso, ragazzi, lo lascio lì, perché Max, abbandoni quella cazzo di mitraglietta, smettila di portartela con te. Giammai, probabilmente mai. Facciamo un po' di legno giusto per rifornirci, ragazzi. Abbiamo anche l'airdrop che ci cade letteralmente a fianco. Grazie, Yis, per averci concesso questa grazia. Next, perdonaci, ma il cervello coi buchi come il formaggio, no? No, ragazzi, non ci sparo la bombolfiera. Anche perché se dopo mi sentono è un casino. Dopo sanno dove sono. E visto che ho tanti monti intorno, potrei morire sempre con un colpo in testa. E cercherei assolutamente di evitare, ragazzi. Con più possiamo essere dei ladri furtivi, meglio è. Siamo a meno 15, quindi parte ufficialmente la fagian hunting. Parte la fagian hunting. Ragazzi, la tipo. Lo prendiamo con. Madossa, sono. Ragazzi, con il joystick sono scomodissimo, Mirale. Fermati, Cocco, vieni su, bravissimo. Fermati, coccone, fermati lì, bravo, perfetto. Un sorrisino.
E non l'ho fatta apposta, ma Sabi è tutto il mio supporto. Dove sei scappato, lurido fellone fagianatico? Devo shot... Ah, è qua, ragazzi, è qua. Ok, ragazzi, quello c'ha anche la skin del Wukong, quindi sicuramente è uno scomodo. Perché, Nex, vuoi dire che uno è bravo se c'ha la skin del Wukong? Perché in teoria se sei pirla sto gioco, bestemmi, lo chiudi e non ci shoppi la skin. Difatti, come potete vedere, io la skin non ce l'ho, quindi già il mio livello di puragine si è capito. Sotto le scarpe, ma fa lo stesso. Ragazzi, questo più ostico dei pistacchi chiusi. Quanto, ragazzi, fanno bestemmiare i pistacchi quando non si aprono. Storia di frutta secca, maledetta. Adesso, raga, verrà ben fuori, verrà ben fuori. Vieni fuori, Wukong. Ti vengo a prendere io, eh. Guarda che ti vengo a prendere. Ti vengo, dai, vieni fuori, su. Dai, Wukong, vieni fuori. Vieni fuori, stupido Wukong. Ah, ok, ragazzi, sono shock. Vieni fuori, vieni giù, dai, dai, dai. Ancora. Vieni addosso, vieni addosso, troppo bello. E te l'ho detto, l'SMG risolve tutto, ragazzi. Ci sono dei problemi. Se usavo lo shotgun, morivo, ragazzi. O l'SMG, no, l'SMG fa fuori tutto. Anche perché questi cominciano a saltare come delle lontre mentre ci sparano. Noi così andiamo a colpo sicuro e facciamo fuori tutti. Piuttosto, quel tipo che è morto prima, o meglio, che ha ucciso lui, o meglio, no, questo è, ragazzi, quello che abbiamo sniperato noi. Avevo qualcosa di carino, magari. Anche perché io ho ancora l'M16 grigio. Guardiamo se c'è. Sì, ragazzi, quello blu. Ah, quello blu. E arriva anche la Storm. Che palle, ragazzi. Avviciniamoci. Non prendo il medikit perché gli scudini mi fanno più comodo. Beh, io direi che siamo anche messi piuttosto bene. Sicuramente pensavo veramente peggio. Ah, c'era anche il tipo. Non ci ho fatto caso, sinceramente. Dovrei non urlare meglio quando ho avuto anche addirittura questo. Il caricatore era pieno. Quindi, molto, molto bene. Dove siete come i belli dietro fuori? Spun. Ragazzi, fagianoni, penso a ora 120 più o meno, sì. Al sorgere del sole, i fagiani spuntano come le rondini in primavera. Guardate come i fagiani amoreggiano tra di loro per... Sto cercando di fare un documentario sui fagiani. La smettete di tediarmi male? Ma vabbè, tornando a noi, ragazzi. I fagiani, dopo essersi fidati, sono piuttosto esausti. Quindi andarli a prendere in questo momento è la mossa vincente per riuscire a portarsi a casa. Meglio, portare a casa un po' di selvaggina. Fermatevi, signori fagiani. Si fa... Fatevi fidare, non fate gli insolenti. Mamma mia, oh, ragazzi, non... Un altro, un concorrente, un bracconiere. Lei è un bracconiere. Mi ha ucciso la kill, o meglio, mi ha fregato fagiano e anche la kill. Quindi io quest'oggi, ragazzi, mi credo che lo andrò a fightare male. Lo fightiamo male. Fermati, cocco. Non osare mai più fottermi la cacciagione, lurido lercio con la skin del Wukong. Vaffanculo. Perdonate, ragazzi, l'aggressione, ma mi sono sentito veramente molto molto ferito nell'orgoglio dopo che sto insolente mi ha fregato la mia selvaggina. Sì che non è buona. Facciamoci, ragazzi, una bella porticina qui e prendiamoci tutto il nostro medikit che abbiamo assolutissimamente bisogno. Nex ha imparato, ecco, coprirti dopo i vari colpi in testa che hai ricevuto. Sinceramente sì, ragazzi, il mio cervello ha fatto come un upgrade e adesso abbiamo imparato anche a ripararci. Onde evitare le sfagianate solite. Facciamoci una bella baracca Obama. Anche perché dobbiamo ripararci da ulteriori sniper. Guardate che siamo rimasti solamente in tre. Sarebbe bellissimo portarcela a casa. E anche penso fattibile. Sempre che non ci sia il tipo nascosto nel cespuglio con lo sniper. Ecco, in quel caso cristonerei veramente nella peggio maniera. Anche perché non riesco a coprirmi in questo lato perché c'è il tetto della casetta. Nex, distruggilo, no? Perché fa pandan con la mia struttura. Io. Andiamo a lutare il fagiolone che ci hanno fregato prima. Quello che ci hanno insolentemente rubato con la skin di prima. No, raga, mi sparano. Raga, mi sparano. Mi sparano. Mi sparano l'urido fagianone. Dove sei? Vediamo se più in alto riusciamo a vederlo. Magari riusciamo a individuarlo. Dove sei? Dove sei, eh? Ah, forse là in fondo. Vedete dietro alle piante qua che c'è un tipo? Forse com'è là dietro? Ragazzi, copriamoci velocemente perché se me lo ritrovo sotto non sarebbe la sorpresa più bella da ritrovare appunto in questo momento. Adesso, rapido, fai una bella scaletta così. E stiamo attenti a non farci colpire. Stiamo attentissimi a non farci colpire. Anche perché la safe si sta avvicinando, meglio, la Storm sta inghiottendo il suo fortino. Lo so il tipo? Sì, ragazzi, c'è il fagiano. Ragazzi, la fagian hunting 5.0 ha da compirsi. Con cosa la compiremo? Con l'M16 Nex? Con lo so, con lo sniper? Con lo shotgun? No, ragazzi, con l'SMG. Sempre con l'SMG. Quest'arma non perdona. E ragazzi, adesso siamo solamente in due, siamo rimasti unicamente in due. Oh, raga, ma qua c'è lo scar. Se lo vedete, ditemelo, perché poi io sono mezzo fagiano. Comincio a straparlare, non prendo le cose. Com'è, lo scendi o no? No, ragazzi, non scende quello. Dobbiamo andarlo a prendere noi. Potrei usare la jump per andarlo a prendere, ma quello c'ha arrangiarazzi, raga, comincia a feitarci male. Facciamo una cosa. Buono, buono, buono. No, ragazzi, questo è buono. Questo non sta buono neanche a morire. Questo non è... Scendiamo e contrattiamo da uomini, o meglio da donne. Non so che PG tu abbia, ma in questo momento sono una tenera fanciulla che non voglia di saltare per aria. Per favore, la finiamo. Se ho la netta sensazione che voglia vincere la partita questa. Ho la netta sensazione che voglia portarsela a casa, ma anche in maniera piuttosto brutale. Slurpiamoci velocemente e penso che tra poco, ragazzi, sarà veramente, veramente un casino. O meglio, io di materiali ne ho per costruire, quindi spero che finisca lui prima i proiettili. Anche perché è satanato, ragazzi. Avete presente Satana, il diavolo, quello che porta all'inferno? Bene, questo, questo è l'esempio della presentazione di Satana. Allora, se solo ti fermi un secondo, calmo, respira, bravo. Fai un grosso respiro e per favore salta giù da quell'impalcatura schifosa. Ok, raga, non vuole scendere, ragazzi, da lì non scende. Anche se volendo abbiamo la safe dalla nostra. Nex, allora perché non costruisci un fortino? Perché quello ci spara col siluro, ragazzi, ci fa fuori subito. Io non so quanti diavoli di proiettili abbia, ma spero si stanchi prima, veramente. Raga, raga, raga.
che problema, che problema. Oh, ne basta. Non mi distrutto tutte le strutture. Ragazzi, ora bel muro di Donald Trump, no? Così almeno riusciamo a bloccarlo. Oh, e i suoi istinti omicidi. Fermati, cocco bello. Ragazzi, ci avviciniamo. Magari un attimo riesco a prenderlo meglio, perché in teoria ci mette più tempo lui a caricare il rocket. Buono, buono, buono. Stai buono, ragazzi. Ma questo al ciclo, questo al ciclo. Oh, ragazzi, è sceso. Ok, facciamo quello, prendiamo quello scarlo, prendiamo. Attenzione, dove sei? Dove sei? Cavolo! Ragazzi, mi brucia questa, porca troia, se mi brucia. Sono stato ucciso da un immigrato. Ma come sono stato ucciso da un immigrato? È venuto anche con la barca questo, non ci credo. La swag barca. Commentatemi sotto con swag barca, giusto per rimanere in tema. E che dire, qui da Nex è tutto. Bella rega. E vi ricordo che ogni volta che raggiungiamo abbastanza like, letterate, le facciamo a pinnacoli. Disney.